Le elezioni, qualunque esse siano, scompaginano talvolta i disegni, i progetti politici di persone e di amministrazioni. Ed è quello che sta succedendo anche nelle varie comunità dell'agro nocerino sarnese. A Nocera il sindaco ha smentito categoricamente una sua eventuale candidatura. A Pagani il sindaco pensa a chiudere le sue trattative politiche, non ad una discesa in campo per le elezioni, anche se crediamo si dovrà pur spendere per qualcuno. Poi si vedrà di che colore politico vestirà se stesso e la sua maggioranza. A Sarno, che è una delle città più popolose dell'agro, c'è grande fermento. Il sindaco Canfora ha ribadito la sua non candidabilità, ma i consiglieri, almeno alcuni di essi, sono in fibrillazione. Facciamo alcuni nomi. Antonio Crescenzo, dottore Crescenzo, già candidato sindaco, potrebbe essere per un partito di centrodestra candidato, mentre il consigliere Montoro, anche se si schernisce, potrebbe trovare spazio nelle liste pentastellate, come il consigliere di Forza Italia Giuseppe Agovino non disdegnerebbe una proposta a carattere elettorale. Però mancano ancora giorni per la composizione delle liste e i nomi che circola sono possibili o probabili, ma certamente fino al momento fatidico ne vedremo ancora tante e ne vedremo delle belle e potrebbero esserci addirittura delle sorprese in alcune liste.